Eccoci qua di nuovo al nostro secondo esperimento. E questa volta avremo i cosiddetti ding. Ditelo tutti. Ding! I ding sono le cose da ricordare. E quando io dico ding vuol dire che c'è una cosa che uno deve ricordare e alla fine di ridico ding e si chiude. Quindi andiamo col primo ding. Allora, questo primo ding riguarda le potenze. In particolare le potenze dei numeri relativi, cioè i numeri con segno. La prima cosa che abbiamo visto in classe è il fatto ovvio che se la base è positiva, il risultato è sempre positivo. Positivo. Se invece la base è negativa e l'esponente è pari, il risultato è di nuovo positivo. Quando invece la base è negativa ma l'esponente è dispari, il risultato è negativo. Bene, questo era il nostro esperimento di oggi, il ding, la cosa da ricordare, e possiamo chiudere il nostro ding con il simbolo di chiusura dei ding. Grazie a tutta la classe, salutate. Ciao!